di che parlavamo della fine dell'umanità, della guerra in Ucraina, eccetera. E in questo periodo le cose non sono migliorate. Allora, ci siamo portati avanti un po' col lavoro. Abbiamo realizzato in questi giorni che non abbiamo registrato, come potete vedere, la base sotterranea, la cui entrata è sott'acqua. Poi abbiamo creato quel piccolo recinto in mare perché è un progettino che abbiamo in testa. In questa cesta abbiamo conservato terra e tutte le foglie che abbiamo raccolto. Naturalmente abbiamo scavato un po' dappertutto e abbiamo già ampliato gli orizzonti. Abbiamo costruito quella torre in mattoni e un piccolo orticello là sopra, sulla destra. Oggi ci dedicheremo alla realizzazione. Senti, insomma, si non sta neanche in palude, sì, l'avete notato, vero? E ci dedicheremo alla realizzazione di una coltivazione. Una delle solite coltivazioni che mio fratello mi piace fare, sull'acqua. Uno pensa, ci sta tanto terreno che puoi spianare e creare un orto gigantesco, tu dove vuoi andare a costruire l'orto? Sull'acqua. Tipo una risaia. Naturalmente io mi auguro, anzi, lo imploro con tutte le mie forze, che per la creazione di quest'orto lui tagli un po' o faccia più veloce. Ma stavolta ne dubito. Comunque, realizzare questo progetto è uno dei suoi modi per dare un'impronta molto marcata di come lui vede questa serie di Minecraft. Io decisamente, dato che sto parallelamente facendo una serie in cui sono io colui che lavora, ho un modo di pormi e di impormi molto differente. Anche se sinceramente questa parte io l'avrei probabilmente tagliata. Perché sinceramente starle a far vedere come si posizionano i blocchi di terra sull'acqua per fare una coltivazione è un modo veramente stupido di agire. Sì, probabilmente da alcuni, diciamo, come si può definire? Alcuni puristi della serie piace vedere ogni singolo dettaglio che viene realizzato. Ma non credo che degli 8 milioni di giocatori di Minecraft, non credo che a tutti quanti interessi vedere come viene realizzato ogni singolo percorso di un'azione. Sì, credo che praticamente siano la maggioranza e non la minoranza, ma evidentemente, visto che il caro Paradosso è decisamente uno che appartiene a quella branca, purtroppo, di psicopatici puristi,
Questa volta non sono riuscito a impormi e quindi vi dovete subire e sorbire ogni singolo dettaglio di questa massacrante rottura di palle di creazione di questo cazzo di giardino coltivabile sospeso sull'acqua. Con grande disfacimento globale. Ma perché non mi hai avvisato che hai tagliato? Allora, ti dico quello che è successo. Mio fratello ha interrotto la creazione del cazzo d'occhio qua, perché tutta la parte che avevano registrato del fatto che lui va in giro a scavare terra da tutte le parti, ha ritenuto che fosse, come dico sempre io, pallosa per voi. E senza dirmi nulla, ha decisamente tagliato quella parte, l'ha completamente eliminata. Sono stato quasi 20 minuti a parlare senza che lui mi dicesse un cazzo. E adesso, quando ho montato tutto, mi sono accorto che quella parte è stata tagliata. E questa è una piccola aggiunta vocale al discorso che c'era prima. Tipo anche che ci sta uno stronzo che devi eliminare. Leva quella merda dal terreno. Idiota. Scusa, non è il caso di completare la staccionata prima di iniziare ancora a mettere terra? Perché ho la brutta sensazione che quell'ospite non gradito sarà il primo di una lunga serie di ospiti che verranno a ravanare da queste parti fra poco. Perché sai come si dice? Quando vedi uno stronzo significa che gli altri stanno arrivando. E se ti giri là, lo vedi anche tu. Quindi è arrivato il momento di fare piazza pulita. Datti da fare. Elimina tutte quelle merde prima che ti insozzino il terreno. Poi quello c'è una pala. Speriamo che la blocchi, ma secondo me è molto difficile che accada. E infatti non ti ha dato un cazzo. Mi chiedo perché hanno implementato il fatto che loro possono raccogliere le cose se poi quando le ammazzi non le puoi prendere. O perlomeno non le puoi prendere sempre. Quindi a che scopo? Ah, questo sta arrivando con la spada! E là c'è la cera. Che dici di costruire pure il percorso adatto per raggiungerti, visto che si mette da terra davanti a lui? Ah. Sicuramente la spada non l'ha droppata, quindi intanto è inutile andare in sott'acqua a prenderla. Mi sto accorgendo di una cosa, hai già un cosciotto spento. E vista la situazione come si sta mettendo, che arrivano ospiti da tutte le parti, penso che sarebbe una buona idea tenere la barra della fame carica. Perché non vorrei essere testimone dell'ultima puntata della tua serie. Sì. Sto parlando io, cazzo.
Perché non mangi qualcosa? Stiamo costruendo delle solite pedanette per poi appoggiarci. Non è il caso di avvicinarti troppo a quell'arciere del cazzo. Scusa, invece di farti fucilare, perché non lo fai fuori? Ci hanno messo solo due frecce. Beh, tanto abbiamo una scorta di frecce e ci stanno altri deficienti qua, per piacere. Elimini. Direi per adesso di sospendere. Andare a costruire altre staccionate e finire questa situazione. Mettere un po' di difesa. Renzi? Domani. Finalmente si è deciso. Stanotte sta diventando leggermente incasinata. Che abbiamo proprio un'assemblea di stronzi stasera. Oh cazzo! Bello? Ce ne sono troppi? Sai su quel cazzo di tavolo! Stavolta hai rischiato grosso. Ce la fai a fare fuori tutti questi stronzi, sì. Ho droppato anche i pantaloni d'oro, però mi sa che sono a fuoco adesso. Forse. Non devi farti colpire adesso, è la barra della fame che si sta svuotando. Sei vulnerabile, molto vulnerabile, quindi elimina queste teste di cazzo, mangia. E per piacere concludiamola qua, perché questa serata è stata snervante. Purtroppo stiamo qui già da un bel po' di tempo e quindi forse una cosa, la serata è stata decisamente eccessivamente brutta, quindi perché non ce ne andiamo via? Dai. Vabbè. Elimina quest'ultimo stronzo, poi saliamo sopra al nostro caro Paolo e mettiamoci a fare le staccionate. Dopodiché diamoci un taglio e la puntata la concludiamo. Ah, decisamente è stata proprio una puntata di merda. E sul finale abbiamo rischiato di lasciarci la pelle. Dai, mettiamoci al lavoro. E ragazzi, la puntata è stata rompiballe, quindi ci vediamo alla prossima puntata. Ok? Ciao ciao!